Politica ha a che fare col potere. Quando parliamo di politica non ci possiamo dimenticare questo. E ha a che fare anche con la istituzionalizzazione del potere, con la regolarizzazione del potere. Al tempo stesso ha a che fare con la consapevolezza che il potere può anche non essere regolare, può anche non essere istituzionalizzato. Con il web, cioè passando parola sostanzialmente, si possono fare alcune cose. Non se ne possono fare altre. Con il web, in determinate circostanze di debole istituzionalizzazione, si possono mobilitare masse contro le istituzioni e si può perfino, in determinate circostanze, provocare il collasso di quelle istituzioni. Bella, grande impresa. Poi la politica ha le sue esigenze, chiede qualche cosa di più che uno scoppio di collera collettive. Di tante collere individuali sommate, no, chiede idee, chiede base intellettuale, base produttiva, chiede capacità di leggere il presente in modo realistico e di costruire, a partire da un punto di vista specifico, non oggettivo, da questo o da quell'altro punto di vista, in ogni caso di costruire un ordine. Quello che è successo nei paesi dell'Africa settentrionale, lo dimostra. In determinate circostanze si può provocare un collasso, ma se non si va a mettere le mani negli ingranaggi del potere materiale, non soltanto del potere politico istituzionalizzato, ben presto ci si trova davanti a situazioni paradossali, cioè a situazioni in cui sembra che quella rivoluzione non sia mai stata fatta, oppure quella rivoluzione nata in una certa direzione si torce su se stessa e diventa sostanzialmente l'opposto di ciò che voleva essere, e sto parlando della situazione egiziana. Ora, il web è una forma di comunicazione, consente forme di comunicazione fondate essenzialmente sull'individualità. E sulla immediatezza e sulla velocità. Tutto ciò in certe circostanze può avere effetti politici, molto più spesso ha effetti apolitici, nel senso che molto più spesso l'energia che la soggettività che il soggetto reca in sé, che potrebbe essere politicamente attiva, si esaurisce nell'espressione violenta, volgare, l'immediatezza diventa superficialità e il preteso esercizio di democrazia diretta diventa in realtà soltanto un esercizio di sfogatoio, come si dice, che o resta quello che è, cioè non serve a nulla, o viene strumentalizzato da abili gestori del web. In ogni caso, nulla che abbia a che fare con la democrazia diretta che, se ha un senso, implica conoscenza e deliberazione, non immediatezza. Diretta non vuol dire immediata, diretta vuol dire che precede le istituzioni, cioè diretta vuol dire che la mediazione viene fatta in orizzontale e non in verticale, non vuol dire immediata. Questo dobbiamo dircelo. Cattiva costruzione giornalistica, parlare dei movimenti che nascono sul web come fenomeni di democrazia diretta. Poiché faccio il filosofo, ho una certa quale avversione a dimenticare i libri. Tuttavia, mi si consenta di menzionare un libro immenso che non è certo da riscoprire in sé. Ma che certamente non è il libro più letto anche nell'ambito degli specialisti della filosofia, cioè La logica di Hegel, il libro più denso del pensiero filosofico moderno, una impresa intellettuale di affascinante potenza, paragonabile, che so io, alla Nona Sinfonia di Beethoven, una ricostruzione del mondo con la potenza del pensiero, che naturalmente è mediata da un linguaggio estremamente complesso, ma che è una grande cattedrale dello spirito. Libri da dimenticare, non da dimenticare, libri da
guardare per quello che furono, cioè espressioni di un tempo che in quel tempo ci parvero dire la verità e che oggi invece ci paiono proprio figli di quel tempo e non ci parlano più. Ecco, ve ne sono molti e non vorrei fare il torto a nessuno. Parlerò di un libro di cui ho curato l'edizione e la prefazione italiana, così viene meno ogni idea di denigrazione, se non nella forma della autodenigrazione. La democrazia totalitaria di Talmon è un libro che, collegando con troppa immediatezza Rousseau a Stalin, semplificava troppo le interpretazioni della storia del XX secolo. È da comprendere nel momento in cui nacque, è da comprendere nel momento in cui si decise di darne una versione italiana. Oggi, francamente, pare essere piuttosto una manifestazione di un errore di prospettiva, giustificato finché si vuole, tuttavia errore.